Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come assemblare e configurare il modulo GPRC RXTX. Questo modulo nasce come un kit fai da te pensato per essere abbinato a riceventi GPRC Express LRS, in particolare quelle della serie Gemini o Crossband. Come potete notare qui abbiamo una GPRC Crossband e una GPRC Dual PA500, entrambe pienamente compatibili con questo modulo. Se volete maggiori info su questi riceventi trovate le mie recensioni in descrizione. Questo kit si rivolge quindi a chi già possiede delle riceventi e magari vuole convertirle in un modulo, andando così a contenere i costi senza bisogno di comprare della nuova attrezzatura. All'interno della confezione troviamo tutto quello che ci serve, le stampe 3D, le antenne, viti, piastre e altri accessori. Le antenne sono delle Dual Band 915 2.4 GHz, possiamo quindi configurare il modulo come Gemini 900, Gemini 2.4 o Crossband 900 2.4 GHz. Ovviamente la configurazione dipenderà dalla ricevente che andremo ad utilizzare, per questo tutorial io userò una GPRC Crossband, in modo da sfruttare appieno le potenzialità di questo modulo e le ultime tecnologie che ci offre Express LRS. Per quanto riguarda il collegamento della ricevente abbiamo tre possibilità: saldare i pogo pin, saldare i cavi direttamente sul PCB o usare un cavetto di connessione senza saldare nulla. Personalmente io userò il cavetto, che è la soluzione più semplice e veloce. A questo punto possiamo assemblare il modulo, in dotazione ci viene fornito il supporto per la ricevente Crossband e quello per la PA500, io userò questa ricevente, quindi scelgo il supporto arancione. La prima cosa che farò sarà sistemare il supporto nel PCB, a tal proposito prendo 4 di queste viti lunghe. Le viti andranno sistemate in questi 4 fori, facendole passare dalla parte posteriore. Perfetto, il supporto è montato, verificate che sia in questa esatta posizione con le scanalature all'esterno. A questo punto, prima di montare la ricevente nel modulo, è necessario procedere all'aggiornamento firmware, in modo da renderla compatibile con la funzionalità RX-ASTX. Il metodo di aggiornamento è quello classico che facciamo per le riceventi, possiamo decidere di procedere tramite Wi-Fi, via applicazione SpeedyB o Betaflight Pass-Through, io userò quest'ultimo metodo. Per prima cosa mi assicuro di collegare la ricevente ad un flight controller, saldando RX e TX invertiti tra loro. Dopodiché passo a Betaflight e attivo Serial RX nella UART che ho usato per i collegamenti. Nel mio caso è la UART 1, dato che ho collegato la ricevente su RX1 e TX1. A questo punto passiamo al configuratore, se non l'avete ancora scaricato in descrizione vi lascio il link per il download. La primissima cosa da fare è andare nel tab Settings. Qui dovremo spuntare Expert Mode, altrimenti le opzioni che ci serviranno non saranno disponibili. Dopo aver abilitato Expert Mode, ritorniamo nel tab principale del Configurator. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Target dobbiamo scegliere quello relativo alla ricevente che stiamo usando, nel mio caso una GPRC Gemini Crossband RX. Qui scegliete il target specifico della vostra ricevente, che non necessariamente deve essere quella che sto usando io. Come metodo per il flash uso Betaflight Pass-Through. Queste opzioni vanno bene così, non cambiamo nulla. Qui invece è fondamentale usare la nostra password per il bind, che sarà la stessa che useremo per le riceventi. In questo punto facciamo attenzione perché è un po' diverso da quello che facciamo di solito. Infatti per usare la ricevente come modulo è fondamentale spuntare Use Receiver ASTX e nel menu a tendina sotto External. A questo punto posso fare flash. Perfetto, aggiornamento completato. Adesso procedo con la ricevente, le antenne originali non mi servono, quindi le rimuovo. Ora metto in posizione la ricevente e la blocco con la seconda stampa arancione. Andiamo avanti collegando la ricevente al PCB tramite il cavetto che ci viene fornito in dotazione. A questo punto non mi rimane che sistemare i due connettori IPEX SMA nella ricevente. Molto bene, ora posso posizionare la scheda all'interno della stampa principale.
quindi la blocco con queste 4 viti che ho cerchiato in rosso. Dato che la scheda è sistemata, posso posizionare i connettori SMA delle antenne, assicurandomi di mettere il dado all'esterno per non far muovere i connettori. Adesso collego la ventola in questo piccolo connettore. Questa stampa va messa in questo punto per dare un po' di protezione al connettore. Ora è venuto il momento di sistemare la ventola nella stampa che chiuderà il modulo. La ventola deve essere posizionata con l'etichetta visibile, in questo modo prenderà l'aria fresca dall'esterno e la butterà direttamente sulla ricevente. L'aria calda invece fuoriuscirà da queste fessure del coperchio. Il modulo è pronto, posso chiudere il coperchio e fissare queste 4 viti. A questo punto ho finito e posso usare il modulo, anche perché ho già fatto l'aggiornamento firmware utilizzando la mia password. Per futuri aggiornamenti non sarà necessario smontare il modulo e togliere la ricevente, ma faremo tutto tramite il metodo del Wi-Fi, proprio come si fa con gli altri moduli interni o esterni. I settings del configuratore dovranno essere simili a quelli che abbiamo visto prima. Qui scegliete il target della ricevente all'interno del vostro modulo. Qui scegliete Wi-Fi. Qui assicuratevi di spuntare Usa ricevente come TX e nel menu a tendina sotto External. Per finire fate build, il sistema creerà il file da caricare via Wi-Fi. Per maggiori info su come procedere con questo metodo vi lascio il mio tutorial in descrizione. Se lo seguite attentamente senza saltare nessun passaggio, riuscirete ad aggiornare il modulo senza alcun problema. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.